Lombarda elegge oggi un nuovo presidente. Imprese, la regione, abbiamo fatto cose importanti. Dell'interno per contrastare il malaffare. Chiedo della responsabilità che i cittadini mi hanno affidato mandandomi al governo della nostra regione. Una regione che è sempre stata in cima alle classifiche per operosità, per il lavoro, per l'occupazione, per l'intrapresa e che oggi vive un momento di crisi molto grave. Sono le cifre a dirlo, sono i dati. La disoccupazione in particolare è più che raddoppiata dal 2008 al 2012 e il tasso di disoccupazione giovanile, che è uno dei cruci che io ho, che tutti noi abbiamo, ha superato il 26% in Lombardia. Non sono le cifre drammatiche a livello nazionale, ma per noi sono un vero dramma. Condivido le parole dette dal Presidente Squinzi all'Assemblea di Confindustria, la sua analisi preoccupata sul Nord. Il Nord è sull'orlo di un baratro economico che trascinerebbe tutto il Paese indietro di mezzo secolo. E allora mi sono detto che cosa può fare la Lombardia, la Regione Lombardia, che cosa concretamente possiamo fare. Ci siamo messi a lavorare subito, in questi due mesi abbiamo già fatto molte cose, stile ambrosiano mi verrebbe da dire, la concretezza, quattro cose che abbiamo già realizzato. Abbiamo predisposto con la società Confillombarda un pacchetto di misure di valore superiore al miliardo di euro, risorse che saranno messe a disposizione del mondo delle imprese entro giugno, per favorire la liquidità, per favorire il finanziamento, per favorire le imprese nell'innovazione, perché possano tornare a investire, a creare occupazione e a competere sui mercati nazionali e internazionali. Questo sarà, caro Neo Presidente, uno dei primi impegni che vorrei discutere con te, come finalizzare queste risorse che abbiamo trovato per mettere a disposizione della parte produttiva della Lombardia e del mondo delle imprese. Secondo punto, abbiamo la scorsa settimana proprio approvato una norma sui confidi, una norma molto importante. Abbiamo messo a disposizione del sistema 22 milioni di euro con un'operazione che determina un effetto leva sul sistema economico lombardo che permetterà di rilasciare garanzie per circa 500 milioni di euro a favore delle imprese. Terzo, in tempi record abbiamo approvato una legge regionale e ringrazio il Presidente del Consiglio Raffaele Cattaneo per la più che leale collaborazione, direi l'ottima collaborazione. È una cosa quasi inedita, ma che io voglio continuare.
tra Giunta e Consiglio. Abbiamo approvato la scorsa settimana una legge regionale che consente ai 500 comuni lombardi inadempienti di realizzare il piano di governo del territorio, mantenendo però attuale e attuabile lo strumento urbanistico vigente. Che cosa vuol dire? Vuol dire che questa legge consente di sbloccare 3.000 cantieri, interventi nell'edilizia pubblica e privata per un valore di 500 milioni di euro. Un sostegno concreto ad un settore, quello dell'edilizia, che è il motore di ogni ripresa. Infine, quarta misura, la politica deve fare ma deve anche rendersi credibile. E abbiamo fatto un intervento nella prima riunione di giunta per dare il buon esempio. Abbiamo tagliato i costi di gestione della giunta regionale risparmiando nei 5 anni di attività della giunta complessivamente 10 milioni di euro. Voglio concludere questo breve saluto ringraziando ancora per la possibilità che mi è stata data, invitando il neopresidente Alberto Meomartini, a cui faccio tantissimi auguri di buon lavoro, ad un incontro per discutere le misure da prendere, oltre quelle che ho illustrato. La Lombardia è al fianco del mondo delle imprese in modo molto concreto, ma voglio Gianfelice Rocca, scusate, ho citato Meomartini per un rapporto di amicizia che abbiamo e perché volevo concludere con lui ricordando ciò che abbiamo fatto, ed è un altro dei punti fondamentali dell'azione di governo della regione sulla legalità, da ministro dell'interno, quell'impegno straordinario che Asso Lombarda ha messo nel garantire la legalità dell'attività del mondo delle imprese. È un impegno che io voglio continuare a garantire da governatore della Regione Lombardia. Abbiamo costituito un gruppo di lavoro per il controllo degli appalti e tutti sappiamo quanto serve, quanto c'è bisogno oggi di questo, proprio in vista di Expo, come diceva il sindaco. Abbiamo un impegno fondamentale che è quello di garantire la legalità, oltre che la realizzazione rapida degli impegni presi, e l'esperienza maturata proprio tra il Ministero dell'Interno e l'Asso Lombarda è un'esperienza che dobbiamo continuare assolutamente, perché il malaffare, perché la criminalità organizzata deve starsene fuori. Expo e Lombardia devono diventare mafia free. Questo è l'impegno che ho preso, è l'impegno che voglio continuare a mantenere assieme agli interventi di sostegno del mondo delle imprese per riportare la Lombardia là dove merita di essere, là dove merita di restare, in cima alla classifica della produttività, in cima alla classifica dell'imprenditorialità, in cima alla classifica della crescita. Grazie a tutti e buon lavoro. Cari colleghi, amici tutti, in questi giorni nel preparare l'intervento di oggi qui all'Assemblea, l'Assemblea della mia territoriale, che per me è un momento importante di riflessione e di passaggio di consegne, tra l'altro grazie per questi 4 anni ad Alberto Meomartini e i migliori auguri di buon lavoro a Gianfelice Rocca, che sono sicuro continuerà a far crescere Asso Lombarda con l'impegno e l'autorevolezza che lo contraddistinguono e che darà a Milano e al nostro sistema contributi importanti e innovativi. Beh, facendo il mente locale, facendo questa riflessione per preparare questo intervento, ho ripercorso gli ultimi 12 mesi dopo la mia, cercare di mettere a fuoco se e cosa sia cambiato da allora. E nonostante gli sforzi, il mio ottimismo innato, potrei sintetizzare così l'analisi. Abbiamo sperimentato sulla nostra pelle cosa sia la decrescita. Lunghi mesi, tutt'altro che felici. Io non sono pessimista e non ho ceduto ad alcun pessimismo. Anzi, la maggior parte di noi sta resistendo. È impegnata in una lotta quotidiana senza quartiere per tenere viva, innovare e far prosperare la propria azienda.
ma l'unico indicatore migliorato è lo spread, che si è dimezzato, con conseguente riduzione del costo del debito pubblico e benefici anche per le imprese, anche se sul credito ritengo che ci sia ancora molto da fare. Purtroppo tutti gli altri indicatori restano negativi. Dal giugno scorso il fatturato è sceso ogni mese. Nella valutazione complessiva l'industria italiana ha perso 100 milioni al giorno di fatturato. È come se avesse chiuso un'azienda media ogni 24 ore. Abbiamo perso il 25% dei volumi di produzione dall'inizio di questa crisi. Abbiamo distrutto, chiudendo fabbriche e linee di produzione, il 15% delle nostre capacità produttive. E la produzione industriale è in calo da 20 mesi consecutivi. La disoccupazione era al 10%, oggi è arrivata a superare il 12%. La disoccupazione giovanile si attestava al 35%, oggi abbiamo sfiorato e forse anche superato il 40%. Nelle tante assemblee che hanno segnato il mio primo anno di mandato, tutti chiedevano uno scatto di orgoglio della politica. Dopo mesi di caos istituzionale, di conflitti pre e post elettorali, è prevalsa la responsabilità. Abbiamo un governo, c'è dialogo e ne apprezziamo le intenzioni, ma misureremo con animo equo quanto il governo farà per la crescita e per l'occupazione. I nostri imprenditori chiedevano anche riforme e cambiamenti istituzionali per la semplificazione. Per ora se ne parla, senza orizzonti chiari e con tempi non ancora al passo delle necessità. Il Paese, a un anno di distanza, non si è ripreso come tutti noi vorremmo e come sarebbe nelle sue possibilità. Drammatici o rilanciare la palla delle responsabilità proprie in campo altrui, è poco informato su che cosa sia la realtà quotidiana del nostro lavoro. Noi non siamo amici degli aiuti, siamo nemici della decrescita, due concetti radicalmente diversi. Siamo sempre fermamente convinti che l'industria sia il cuore vivo e pulsante del nostro Paese. Fare impresa è la soluzione, non il problema della crescita italiana. L'attività manifatturiera dà armi e munizioni per reagire alla crisi, che dipende in gran parte dai problemi strutturali, non affrontati efficacemente da anni e da un'inspiegabile incapacità di mettere in atto riforme importanti e non più rinviabili come quelle che Confindustria auspica da tempo. Ma ci sono problemi che non dipendono solo dall'Italia, dipendono dall'Europa, che deve realizzare quell'ambizioso progetto politico dei padri fondatori e procedere con una strategia unitaria, mettendosi alle spalle le difficoltà di governance e i rischi di implosione sempre in agguato, finora scongiurati dall'intervento della Banca Centrale Europea e del suo presidente Mario Draghi. Tutti conoscono il mio impegno per l'Europa e quanto sia un europeista convinto, quanto forte sia per me il mio sogno degli Stati Uniti d'Europa. E proprio questa mia convinzione mi porta a valutare oggettivamente che vi sia un errore di fondo da correggere nella politica economica dell'Unione, nel suo modo di interpretare e rispondere alla crisi. L'Unione Europea, invece di valorizzare i suoi punti di forza, ha fatto esplodere i suoi punti di debolezza. A cominciare trasformata in un bubbone gigantesco con connessi contagi per altri paesi, per sofismi monetari che hanno rischiato di travolgere l'impianto stesso delle istituzioni europee. Sofismi riconosciuti recentemente anche dal Fondo Monetario Internazionale. L'Europa si è accanita con una politica di rigore, a dir poco miope,
dimenticando che solo la crescita può sostenere il rigore finanziario. A riprova di scelte discutibili di politica economica c'è il fatto che il Paese considerato più competitivo, che ha adottato tutte le riforme necessarie nei tempi giusti, stia crescendo soltanto del 0,4% secondo le previsioni del Fondo Monetario Internazionale, e tutti sappiamo che sto parlando della Germania. E come se non bastasse, e questo faccio fatica ad accettarlo, l'Europa interpreta non correttamente i mali italiani, che pure esistono, tanto che negli ultimi mesi ho dedicato molto lavoro per contrastare le tesi che accompagnano i documenti ufficiali sull'Italia. Ne troviamo traccia anche negli allegati alla chiusura della procedura di infrazione del nostro Paese. Ci vengono contestati il più alto debito pubblico dopo la Grecia, un modello di specializzazione antiquato, una limitata capacità delle imprese italiane di crescere e di fare innovazione. Come spesso accade, la verità non è una sola e personalmente ne do una lettura diversa. Ovviamente il debito deve essere tenuto sotto controllo e va via via ridotto. Sappiamo come, quando e perché si è formato. Ma il debito è una voce dell'equazione, non la risolve tutta. Ricordo ad esempio che l'Irlanda solo 6 anni fa aveva un rapporto debito-PIL fra i più virtuosi e dopo un paese semifallito che cerca faticosamente la strada della guarigione. Per quanto riguarda il nostro Paese, non siamo messi peggio degli altri grandi paesi avanzati e sfiora l'autolesionismo dipingerci come l'aggregato più a rischio del mondo. In questo rischio, costruito un po' astrattamente o maliziosamente, l'Italia gode purtroppo di un trattamento che non tiene conto dei suoi fondamentali positivi. Nel nostro Paese il debito pubblico è in mani straniere per solo il 45%, in linea con quello dell'Olanda, ma molto più basso di Francia e Germania. Il debito pubblico collocato non dovrebbe spaventare gli stranieri. Ricordo che il nostro debito pubblico detenuto internamente è pari solo al 49% della ricchezza complessiva delle famiglie italiane. Questo significa che in via squisitamente teorica basterebbe solo la metà di questa ricchezza per nazionalizzare il debito interno. Si dimentica, non a caso, quanto sia discutibile che un paese che ha un debito al di sopra del 90% del PIL è condannato al disastro. Lo sono i paesi che superano il 90% nel rapporto tra debito pubblico e la somma della ricchezza nazionale pubblica e privata. Per fare un esempio che ci è familiare, in azienda il debito non è valutato solo a fronte del fatturato, ma a fronte del patrimonio che deve bilanciarlo. Noi siamo entrati in questa crisi dopo che tutti gli altri paesi erano in difficoltà sul debito privato e trasformavano il debito privato in pubblico. Solo per l'Italia è valsa la valutazione, con conseguenti decisioni, di un alto debito pubblico preso asetticamente. Dobbiamo operare tutti insieme per costruire una posizione convinta di nazione politica, scientifica, istituzionale, che mostri di e preservi i mezzi di cui disponiamo per uscire dalla depressione. La barriera dell'austerità è stata eretta per recuperare credibilità. Abbiamo dimostrato di saper fare sacrifici, di essere un grande paese europeo che nell'Europa crede e che all'Unione ha dato tanto. Ma se il rigorismo e l'austerità mettono in ginocchio la tenuta sociale e il patrimonio delle nostre imprese, costruito in decenni e generazioni di duro lavoro affinché altri possano fare shopping portandosi a casa i nostri pezzi migliori a prezzo di saldo, la soluzione si trasforma in problema e dobbiamo dire di no. Se mettiamo a confronto il debito estero e il debito sottoscritto degli italiani e lo riportiamo alla ricchezza delle famiglie, che è il vero asset, l'Italia sta ben al di sotto del 100%, che separa l'area della sostenibilità da quella della insostenibilità,
dove troviamo i paesi che falliscono o rischiano di fallire. E un'altra questione che oggi diventa incomprensibile è la rigidità assoluta della barriera al 3%, un limite che ad oggi non si può sforare. È una logica difficilmente accettabile e ritengo che si debba considerare con attenzione la possibilità di modificare. E come per il debito pubblico il rapporto andrebbe tarato sulla ricchezza complessiva della nazione. Infine, un'altra critica infondata viene da Bruxelles, che sostiene che l'Italia non cresce più perché non è competitiva e manca di innovazione. Noi stessi per anni abbiamo alimentato questa falsa convinzione non contrastandola sufficientemente. Noi non cresciamo perché sono 20 anni che paghiamo tasse sempre più alte. Paghiamo tasse sempre più alte per contenere il debito pubblico e sorreggere la spesa pubblica, spesso improduttiva. La via più facile per tentare di trovare equilibrio nei conti pubblici, ma anche la più inadeguata. La via difficile ma corretta e che garantisce sicuramente il futuro è operare scelte e politiche che ci permettano di rimanere la quinta industria manifatturiera al mondo. Questo è l'obiettivo che dovremmo avere in testa, per mantenere il quale tutti dovremmo essere impegnati. Infine, accettando la vulgata monetarista, abbiamo finito con compromettere il mercato interno attenendoci ai dettami di un'austerità fine a se stessa. Rapporto debito-PIL asetticamente, senza una logica economica che accompagnasse questo. Il governo Monti, il rapporto debito-PIL era al 117%, adesso siamo al 127% e le proiezioni di quest'anno ci portano almeno al 132%. Il credito europeo dell'austerità senza crescita ha finito con il travolgere anche il rapporto debito-PIL tradizionalmente considerato. Poiché il problema è stato posto, è bene affrontarlo con chiarezza. L'Unione Europea continua ad insistere che il nostro problema sia la specializzazione produttiva. Anche qui non è corretto raccontare una sola verità. Noi siamo ancora la seconda manifattura d'Europa. Nei primi 20 settori manifatturieri dell'Eurozona ci sono 10 primi posti tedeschi e 6 italiani nell'analisi per valore aggiunto. E tra le altre cose, per venire alla recente cronaca, ricordo a tutti noi che l'Italia è prima nei metalli e nei prodotti in metallo. Attenzione quindi a non ripetere gli errori del passato, per cui è bene maneggiare con cura il settore. Vicende come quella dell'Ilva non aiutano e possono avere ricadute gravissime sull'intera manifattura nazionale. E certamente se riducessimo la nostra capacità produttiva nel settore, qualcun altro ne godrebbe i benefici. È di tutta evidenza che questi risultati sui mercati internazionali si ottengono con una specializzazione produttiva ad altissimo valore aggiunto di tecnologia. Nella bilancia commerciale, noi che avremmo una sfavorevole specializzazione e un modello industriale obsoleto, come scrive il commissario Olli Rehn, siamo il quinto surplus manifatturiero dei G20. Le esportazioni italiane sono cresciute più della media del G7, sia nel breve che nel medio-lungo termine. Ci supera solo la Germania, ma il nostro saldo manifatturiero rispetto a quello tedesco tra il 2006 e il 2011 è rimasto praticamente invariato. Sono cresciuti solo i paesi asiatici, Cina e Corea in testa. Tutti gli altri sono calati e hanno registrato un deficit per la manifattura. E questa sarebbe, secondo voi, l'industria che non prende l'aereo e che non parla inglese?